I sindaci abruzzesi uniti per dare accoglienza alle persone che stanno scappando dall'Ucraina a causa della guerra in atto. Il presidente ANCI Abruzzo Gianguido D'Alberto ha annunciato che si farà parte attiva per creare una rete tra tutti i comuni al fine di produrre un sistema condiviso di accoglienza e organizzare servizi di assistenza anche con il supporto di volontari e associazioni per raccogliere medicinali, viveri e tutto ciò che serve per un concreto sostegno. Di fronte a questa tragedia del nostro tempo, ovviamente non solo ed esclusivamente la solidarietà istituzionale delle nostre comunità, ma un'azione concreta, fattiva, appunto, che parte dai sindaci, grazie al coordinamento di ANCI nazionale e per quanto riguarda la nostra regione, al coordinamento di ANCI Abruzzo, con la disponibilità, devo dire, di tutti i colleghi che ringrazio per l'accoglienza, appunto, di chi fugge da una guerra che deve assolutamente essere interrotta in tempi rapidi, se non immediati. Quindi una risposta diretta. Quello che chiediamo al governo, quindi nelle varie articolazioni ministeriali, di dare delle indicazioni chiare, delle linee guida che consentano ai sindaci di poter lavorare e di mettere a disposizione spazi, strutture, luoghi per poter ospitare i profughi. È chiaro che il tema è comunque molto più profondo. Occorre ricostruire la pace, una situazione di stabilità duratura. E soprattutto che questa sia l'occasione assolutamente per la definitiva consapevolezza che deve nascere l'Europa unita, l'Europa politica come Stato federale, perché è assolutamente inaccettabile che possano esserci queste situazioni ancora nel 2022, altrimenti rischiamo di disperdere il patrimonio straordinario di pace che l'Europa rappresenta dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, ribadendo con forza, e chiudo, il principio sancito all'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra come mezzo di offesa insomma, ad altri popoli e come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Questo dobbiamo ribadirlo sempre. Questo verbo ripudia è un verbo fortissimo che rappresenta il sentimento della comunità italiana, del popolo italiano e anche della comunità teramana che oggi si è espressa in Consiglio Comunale.